Salve a tutti ragazzi, io sono Lorenzo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi siamo qua con la recensione del centrocampista dei New York City, il maestro Andrea Pirlo, nella sua versione in form, che si presenta con un overall di 85 più 1 rispetto alla sua versione not in form e ovviamente come centrocampista centrale. Iniziamo dicendo che Pirlo è un giocatore molto particolare su FIFA e non è facilissimo da usare. E infatti pochissimi lo usano, soprattutto a causa della sua velocità, perché purtroppo la maggior parte degli utenti ha la convinzione che se un giocatore ha meno di 80 di velocità non è buono. Io personalmente non la penso così, soprattutto per determinati ruoli. Infatti a centrocampo preferisco avere giocatori che sanno fare buoni passaggi e all'occorrenza un dribbling per creare superiorità, e se proprio necessario devono saper tirare da fuori. Per questi motivi Pirlo mi è piaciuto molto. Infatti Pirlo ha tutte le statistiche del passaggio sopra il 90 e un ottimo 83 di dribbling con 92 di controllo palla e 76 di tiro, che è la caratteristica che più mi ha sorpreso rispetto alla sua versione not in form. Ha infatti un upgrade di addirittura 5 punti e arriva a 87 di long shot. Parlando un attimo del ruolo, personalmente mi sono trovato meglio a farlo giocare come centrocampista centrale, dato che come centrocampista difensivo farà mancare il suo apporto alla costruzione della manovra e poi non ha valori difensivi così elevati da giustificarne un utilizzo lì, mentre come trequartista resterà molto in avanti cercando spesso degli inserimenti e quindi non lo troveremo più a centrocampo ad impostare. Con Pirlo mi sono ritrovato a fare delle aperture e dei lanci lunghi usando il passaggio filtrante alto che solo con pochissimi altri giocatori riesco a fare, e se si hanno dei buoni attaccanti sarà veramente facile andare in rete. Pirlo ha tanti pregi ma anche qualche contro. Infatti hanno work rates di basso basso e 57 di aggressività e quindi non andrà quasi mai a pressare gli avversari a centrocampo. Ma la cosa che più mi ha dato fastidio è la stamina. Infatti ha solo 63 e come potete vedere dalle clip arriverà con la barra rossa già verso il 70esimo. Non sto nemmeno a dirvi delle statistiche che ha sui calci piazzati, basta sapere che è pericolosissimo su ogni distanza. Anche se la sua classica punizione, la maledetta, viene meglio intorno ai 25 metri, Pirlo ha anche un 83 di potenza tiro, quindi anche da distanze più elevate può fare veramente male. Nelle clip purtroppo non sono riuscito a segnare su punizione per due motivi principalmente. Uno è che mi hanno assegnato nelle partite che ho fatto, se va bene, due punizioni da poter battere direttamente in porta. Il secondo motivo è perché non sono capace io, quindi c'è una clip di una punizione che però ho sbagliato di poco sopra la traversa. E nell'insieme devo dire che questo giocatore mi è piaciuto molto e il consiglio che posso darvi se volete provarlo è di provare prima la versione not in form, perché rende bene soltanto con alcuni stili di gioco. Chiaramente se vi piace prendere un giocatore e dribblare mezza squadra avversaria, avere Pirlo in squadra non serve a niente. Mentre se vi piace costruire la manovra con calma, Pirlo è perfetto. Quindi come ho detto prima, provate la versione in if e se vi trovate bene compratelo if ad occhi chiusi, anche perché il prezzo al momento è abbastanza basso, infatti si trova a poco più di 20.000 crediti per PlayStation 4. Quindi, ricapitolando brevemente i pro e i contro, tra i pro metto sicuramente i passaggi, tutti, alti, bassi, filtranti, ogni tipo di passaggio, il tiro e il dribbling, mentre tra i contro la velocità, la stamina e i work rates. Il voto finale che do a questo giocatore è 8. Detto questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima recensione. Ciao!